Inutile continuare, pensa Pitagora. Ci deve essere la luna piena da qualche parte. È sempre così. Quando la luna è piena, scintilla argentino. Oppure ha bevuto. Di solito non diventa argentino prima della terza birra. Mezz'ora più tardi entrano nel bar Meteora. Marco siede a un tavolo, sta bevendo una birra e guarda la TV. Commentano la partita e intervistano i calciatori. Pitagora non lo vede nemmeno, si fionda verso il bancone e ordina da bere. Scintilla invece si avvicina, lo saluta e si siede. Ciao Scintilla. Com'è buona questa birra oggi? Soprattutto se non la paghi tu. Allora, come va? Ti sei divertito in Sud America? Beh, divertito non è la prima parola che gli viene in mente. Certo, in fondo ero partito proprio con quell'intenzione, divertirmi. Sai, è stata dura. Vivevo nella parte più povera del paese. Dovevo combattere la solitudine e la miseria. No, non è stato facile per niente. Ho conosciuto i boss della malavita locale. Serate passate a bere birra, parlando di calcio e di armi. Davvero impressionante, guarda, una cosa... Sono ancora... Tutto qui. Per fare questo potevi andare a Napoli o a Palermo. Bisogna c'era di fare tutti quei chilometri. Beh, ma ho fatto un sacco di cose, sai? Ho anche ripreso a scrivere, leggi, guarda. La storia di un tizio di nome Lazzaro. Il padre di Lazzaro si fa fuori quando lui ha 3 anni. A 15 gli muore la madre cadendo dal balcone mentre annaffia i fiori. Lazzaro va a vivere a Squartomiglio con la vecchia nonnina paralitica. Studia di notte e di giorno fa il ciabattino. Purtroppo il povero Lazzaro ignora che la nonnina, per sopravvivere, è costretta a prostituirsi. Sarà questa la causa del suo primo tentato suicidio. Lazzaro sorprende la nonna a letto col suo migliore amico. A quanto pare a Squartomiglio lo sapevano tutti. Per Lazzaro è un colpo troppo forte e allora cerca di annegarsi nel bidet. Lo salverà un vicino di casa. Da questo punto la vita di Lazzaro sarà un crescendo di autolesionismo e ricoveri coatti. Il racconto si chiude con Lazzaro che piange sulla sua cattiva sorte. Cazzo, come buona questa birra. Allora? Che schifo! È pesantissimo! Mi hai fatto venire l'ansia. Ma scusa, ma perché scrivi sta roba? Prendo spunto dalla mia realtà. La tua realtà? Ma tu non distingui più la realtà dalle stronzate che scrivi. Vabbè, contento tu. Sapete, il mio maestro sosteneva che... Il tuo maestro? Sì, cazzo, De Courvoisier, il mio maestro. Mai sentito nominare? No, le elementari le ho fatte alla Martin Luther King, Viale Cermenate. Te pareva. Charles Edward Jeanneret, in arte De Courvoisier, uno dei più grandi architetti del nostro secolo, quello che... Ma lo conosci personalmente? Sarebbe un po' probabile, visto che è morto più di 30 anni fa. E perché dici che è il tuo maestro? Il mio maestro è un modo di dire, cazzo, ma come puoi essere così banale, eh? Il mio ispiratore va meglio, ti è più chiaro così? Dai, non ti incazzare, è così, tanto per romperti un po' le palle, vai avanti. Cosa diceva il tuo maestro? Diceva che solo la natura ispiratrice è vera e può essere il supporto dell'opera umana, ma che bisogna mostrarne solo l'aspetto esteriore. Bisogna invece scrutare la causa, la forma, lo sviluppo vitale, farne la sintesi, creando degli ornamenti in modo tale da... Argentina, ma come mica parli? Non sono parole sue, l'ha detto il suo maestro. Vaffanculo. Cercate di stare calmi, oppure vi sbatto fuori a calci. Sono stato chiaro? Sì. E adesso toglietevi una curiosità. Mi volete spiegare perché, con tutto che siete istruiti, eccetera, ve ne andate in giro a perdere tempo come tanti ubriaconi? Cazzo? Me lo volete spiegare?
Allora? Vediamo allora. Vedi, noi abbiamo una teoria. E sarebbe? La teoria del verme. Il sistema è come una grossa mela. Una grossa mela marcia. Purtroppo non è possibile affrontare direttamente la mela perché è troppo grossa e l'avrebbe sicuramente detta lei. L'unica soluzione è farla marcire dall'interno, come fanno i vermi. Niente scontro frontale, niente prese di posizione estreme, no? Si resta nella mela e si cerca di svoltarla dall'interno. Proprio come fanno i vermi. Quindi voi sareste dei vermi? Sì, vermi. E io cosa ho detto? Siete dei vermi. Si vede anche. Vabbè, contenti voi. Vermi. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Ma vermi? Sì, ti stiamo tenendo bene, potevi parlare benissimo pure tu, eh? No, va bene così. Niente, siamo dei vermi. Non ci avevo mai pensato.